su una musica particolare. I gatti si intitola questo nuovo brano del tuo nuovo album. Sì. E perché i gatti? Io dico finalmente i gatti. Però, ma perché sono straordinari, secondo me. Sono delle creature che fai molta fatica a capire cosa stanno pensando, cosa stanno facendo, ti stanno lontani, poi improvvisamente ti vengono sullo stomaco. Sono un po' English loro, sempre un pochino tutti. Un po' polite, un po' British, sì, un po' sulle loro. Su d'addosso proprio. Sì, sì, sì. Ma tu ti riconosci un po' caratterialmente nel gatto? Ai gatti? Forse un po' sì. Allora abbiamo una scheda preparata apposta per andare a evidenziare quelle che sono le caratteristiche secondo te più evidenti del tuo carattere, ma evidenti a te stesso, magari noi non lo sappiamo. Sei funambulesco? Sono funambulesco, no. Sei egoista? Egoista non credo, no. Astuto? Astuto, no. Indipendente? Un disastro. Coccoloso, cosa hai detto? Indipendente. Indipendente? Ah, sì, quello sì. Quello sì. Enigmatico? Per scelta o perché caratterialmente tendi ad essere così? No, no, sono così. Coccoloso? Coccoloso nel senso che le faccio o che le prendo? Scegli tu. Sì. Imprevedibile? Sì. Dispettoso? Dispettoso. Tu dispettoso? Sì. Quando? Tu sei dispettoso? Ma sai, io ho una vita, per cui quando ero molto piccolo ero molto dispettoso. Ok, e istintivo? Istintivo sì, tantissimo. E quanto istinto hai usato per questa nuova avventura? Quanti? Quanto istinto ci hai messo? Ah, per fare questo nuovo album. Ci ho messo molto perché sicuramente è stato scritto durante la pandemia, e per cui in qualche modo questo Covid mi ha rallentato i tempi, portandomi ad essere uno più attento e più libero. Anche di dire e di fare, insomma. Avete girato questo video, rimandiamo intanto la macchia, Elisabetta, della canzone I gatti proprio dentro un gattile. So che ti sei innamorato di gattina in particolare. Sì, sì, fantastica. E lei ci vede pochissimo, però è una di quelle gattine che se ti mettono la testa qua e poi esce da là. Fantastica. Sentono una somiglianza. Ci stiamo per immergere in questo nuovo album molto intimo, molto intimista. Prima un best of e poi ti dico perché. Ok. Il gigante e la bambina sotto il sole, contro il vento, in un giorno senza tempo, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. Almeno pensa, senza pensarci pensami, se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi, se è troppo buio chiamami, prendi il telefono, parla, io e la notte siamo qua. Non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. Dimmi se la tua anima ha un posto anche per me. Mi piace sempre tantissimo rivedermi. Sì, Rosalino. Sì. E ogni volta che rivedo scopro ancora delle cose. Di te. Sì. Che rapporto hai col passato? Non male, non male. Sì, andiamo d'accordo io e Roncino. Cioè.
Sì, sì. Sì. Allora, ok, facciamo una caccia al tesoro. Sì, facciamo una caccia al tesoro. Io ti farò vedere, diciamo, un dettaglio di un'immagine che sì. ti deve riportare in un luogo ben preciso e tu dovresti però darmi una mano nel tornare lì. Allora, se ti mostro questo, tu cosa mi dici? Potrebbe essere la mia terra, cioè la Lomellina. Vediamo se hai indovinato. Beh, direi proprio di sì. Da qui non ti sei mai voluto allontanare. E questo album ha molto a che vedere con quella campagna. È vero. È vero, in effetti è stato scritto lì. Io sono molto affezionato alla mia terra, proprio perché vado molto d'accordo con la mia infanzia, per esempio, dove mi ricordo che i primi di maggio si tiravano via le calze, si andava nei fossi, no? E a giocare. E per cui questa realtà, che è una terra, diciamo, anche molto piatta, perché no? non è né in collina né in montagna, è dritta, è proprio... Però ci sono, a volte con la bicicletta, per esempio, vado per queste strade e vedo dei mulini, mi sembra di essere, che ne so, ad Amsterdam. Mi sembra che tu ti senta ancora molto figlio, come il titolo della tua nuova canzone. Mi sento molto figlio, è vero? Sì, sì, perché sai, molte volte si fa questo errore. No, le persone si vanno avanti, sempre avanti, non guardarsi indietro. Invece bisogna farlo. Bisogna farlo perché siamo sempre costretti a cambiare nella nostra vita, per cui arriviamo a un punto in cui proviamo a guardarci indietro e scappiamo via. Poi arrivi a un punto in cui dici, ma caspita, quella roba era importante, ti riguardava molto. E questo l'ho fatto proprio prendendo un mio diario che avevo all'età di 11 anni, 12 anni, e ho scoperto questa storia, per esempio, di mia madre, di mio padre, che io avevo trascritto mentre loro me la raccontavano. È la storia d'amore dei tuoi genitori. Sì. Faccio ascoltare un po' questa canzone, Sono un figlio, okay. Ron. Sono un figlio venuto al mondo per amore, in un tempo dove tutto era da fare. Niente social, monopattini o telefono, quello ce l'aveva solo il dottore. Grazie a mio padre, vendeva l'olio col sidecar, bucava il vento come faceva Steve McQueen. Una fionda supersonica che correva intorno al sole. Lui amava la vita che aveva, sapeva che era vera, anche se molto dura e insicura, proprio come la catena della sua moto, e scendeva grazie a mia madre, che una mattina lo trovò addormentato giù in cantina, con la catena tra le sue mani, si sporche d'olio. Oh, oh. Grazie. Grazie. Quella dei genitori di Ron è una storia veramente da film.
andiamo al secondo dettaglio, Elisabetta. Vediamo, lo riconosci? Che il cosa mio collegio? Il tuo collegio, dici? Vediamo se sì, è il tuo collegio. Saronno. Tu hai studiato lì? Un anno, poi mi hanno cacciato fuori. Come ti hanno cacciato? Quando sono arrivato in collegio, la prima cosa che ho fatto è formare un gruppo musicale. Bellissimo. Meraviglioso. Hai messo le cose in chiaro. Sì, sì, sì. No, beh, di nascosto, andavamo nel teatrino. E per cui facevo proprio fatica a fare il geometra che avrei dovuto fare, insomma. No, ma infatti lo dici apertamente, perché abbiamo una fotografia autografata da te, che sei tornato al collegio. E hai proprio scritto: al collegio Arcivescovile di Saronno parte della mia giovinezza, della mia allegria, del poco che ho voluto imparare, ma con tutta la mia amicizia e gratitudine. Che ricordi hai? È vero che tu andavi d'accordo soltanto, cioè ti impegnavi ad andare d'accordo con chi non ti piaceva granché? A non andare d'accordo? Sì, no, ad andare d'accordo. Ah, beh sì, perché no? Si fanno tante cose sbagliate, per esempio a volte trovi qualcuno che non ti è simpatico per niente, è solo timido. Ecco, questa cosa io cerco di chiedermela sempre, perché ho fatto tante cose sbagliate nei confronti di molte persone. Chissà invece come ti ricorda chi ti ha conosciuto in quegli anni. Ascolta. Beh, non lo so. Allora, cominciamo. Chicco, Saronno, Collegio Arcivescovile, e qui andiamo dentro nel tempo, indietro, 1964-65, facevamo gli spettacoli musicali nel collegio, ti ricordi, nel salone. C'erano i Rigmes, c'erano gli Steel Sound, tutti i complessini di scoiattoli. Una sera tu avevi aperto lo spettacolo, con la mamma era arrivata e avevi cantato naturalmente bene, come al solito, perché avevi già una voce spettacolare. E io ti chiesi, perché dopo toccava a me, dico: ma Rom, com'è il microfono migliore? Qual è questo, prendi il mio, quello che ho usato io. Naturalmente, cosa ho fatto? Io ho preso quell'altro ed è stato un disastro. Certo, si vedeva già comunque che eri una persona generosa, eh? Bravo, ancora ciao. Zanzottera. Seminato buoni ricordi. Altro dettaglio. Grande. Non è un quadro futurista. Ah, ecco, appunto. È proprio la fotografia di un luogo che tu hai frequentato e frequenti. Ce la puoi fare? Non credo. Secondo me sì. È difficilissimo. Dici? Ma vista così anch'io non avrei mai indovinato. Apriamo questo dettaglio, facciamolo vedere cos'è. Bologna. È Bologna. Ah. Dai, te la ricordi Bologna. Che meravigliosa. La tua seconda casa, diciamo, almeno artisticamente. Beh, ci sono stato parecchio, ho fatto 3-4 album lì a Bologna, per cui alla Fonoperin di Bologna, che meravigliosi musicisti, meravigliose persone. Ecco, era proprio bello starci. Allora, mentre noi ci godiamo questo filmato, ti faccio restituire la chitarra, perché voglio ascoltare poi un brano del tuo nuovo album. Sì. Venite avanti e noi ci guardiamo Piazza Grande. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me, qui non ce n'è. Modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai. Modo mio, quel che sono non l'ho voluto io. Caspita. Canzone nel nuovo album che ha un titolo che mi interessa molto: Diventerò me stesso. Non si finisce mai? È difficilissima, una cosa quasi impossibile. Però, insomma,
Ci sono dei momenti in cui, soprattutto i momenti in cui, per esempio, io decido di andare via da solo. Ah. Ecco, questi momenti mi danno una grossa forza e mi sento particolarmente felice. Perché sono solo, ma non mi sento solo mai, questo è. E quando sono in certi posti, in montagna, in mezzo alla neve, eccetera, credo che ci sia una volontà proprio interiore di diventare me stesso. Ecco, me la fai ascoltare? Nessuno parla in giro, le radio sono spente. Non c'è mai stato altro tempo che il presente. Il mare non si muove, non si alza al vento. Ed io mi sento bene, stranamente contento, per il banale fatto di essere anche vivo. Cammino sulla spiaggia, euforico come un bambino. Posso girare il mondo, vedere come suona. Può amare per sempre la stessa persona. E quello che mi manca è qui anche adesso. È libero e splendente, pure senza alcun successo. Diventerò me stesso. Oh, diventerò me stesso. Grazie. Grazie. Che trovo perfetta, grazie, è una canzone che trovo perfetta per farti conoscere una persona che per diventare se stessa ha lottato in maniera particolarissima. Oggi è una donna realizzata, ma per poter realizzare il suo sogno ci ha messo tanta grinta e tanto coraggio. Facciamo